Una partita che è stata decisa soprattutto da una maggiore concretezza degli episodi decisivi. Il Trento ha avuto due occasioni e ha segnato un gol. Voi avete avuto due occasioni e avete fallito. Si può leggere anche così la partita? Sì, in 100 minuti è così, ha avuto due palle gol loro, due noi, perso 1-0, poi è chiaro che fino ai gol loro penso ho fatto meglio noi, dopo abbiamo avuto un fine primo tempo non bello, perché abbiamo accusato il colpo, secondo tempo abbiamo fatto con difficoltà, perché comunque loro difendono bene, difendono tutti, abbiamo avuto le nostre occasioni con i nostri attaccanti, poi è chiaro che l'espulsione ti taglia un po' le gambe, le due espulsioni diventano un problema. Sì, Comunque dal punto di vista del gioco manca un po' qualcosa rispetto a qualche tempo fa, perché comunque qualche partita fa avevate più continuità nel gioco di attacco, adesso siete un po', è più difficile per la difficoltà del campionato, per la stanchezza, per... per l'avversario di oggi anche che insomma aveva tanta motivazione non farci tirare in porta, no? Difendevano in tanti, già al primo tempo ripartivano. Penso alle ultime partite, noi 3-4 occasioni abbiamo sempre avute, oggi siamo un paio, ma l'avversario sicuramente non era facile. Dovevi fare gol, come noi abbiamo concesso molto poco a loro, la differenza sta un po' là. Sul loro gol, Moras ha protestato molto per quella situazione, no? Quell'episodio. Tu dalla panchina come l'hai visto? Secondo te ci poteva stare il fallo? Fatto bene l'arbitro a lasciar correre? No, no, era fallo appunto, è un Un metro da fallo. me, ora è un metro e da qua là. Il fallo c'è e che dopo giustamente diventa determinante perché dopo 7 secondi prendi gol. Era un fallo semplice da vedere sia per l'arbitro che l'assistente e lo ripeto che è fallo perché io sono un metro. Se era a 50 metri non mi permetterei mai. Mi dicono che c'è rigore di fallo di mano, ma io sono a 60 metri, dunque non lo so. Il fallo su Moras secondo me c'è. Sì, adesso diciamo, come proseguire questa stagione? Ormai il Trento sembra essere no, andato perché 13 punti, 6 giornate sono tanti. L'obiettivo adesso può essere quello di cercare comunque di mantenere il secondo posto, perché comunque oggi è arrivato a sorpasso da parte della Claudinense. La squadra comunque insomma, può lottare per mantenere almeno la seconda piazza in classifica. Guarda, io credo che la squadra abbia fatto una partita di sostanza oggi, e dunque sono fiducioso per questo. E il nostro obiettivo è fare più punti possibile e stare più in alto possibile. Poi tra un po' faremo i conti di dove saremo arrivati, ma l'obiettivo è veramente questo. Per il primo tempo mi sono sicuramente arrabbiato con i ragazzi perché credo che loro stanno pensando troppo. E dobbiamo un attimino essere più leggeri, andare a spingere, a fare, a giocare senza pensare tanto di più. Questa è una cosa che dovremmo lavorarci. Perché una squadra come la nostra non può avere ansia. Ammesso che primo tempo fino al gol avevamo fatto una partita, secondo me, seria, giusta e sicuramente meglio dell'avversario.